Esattamente mentre io me la cillavo sul mio dondolo, la mia RS3 veniva spostata da qualcuno dal mio garage. E la cosa peggiore è che da quel momento non l'avrei più rivista. Sembra l'inizio di un film horror, ma per spiegarvi meglio siamo obbligati a fare un passo indietro. Lui è Luca, un giovane organizzatore di eventi che dopo aver conosciuto in montagna mi ha invitato a scannare la mia Audi su una strada chiusa al traffico durante una prova spettacolo. Da quel giorno è nata una vera e propria amicizia, fatta di serate assieme e mezzi fuori di testa. E recentemente proprio lui mi ha chiamato per chiedermi un favore. Edo, ti devo chiedere un favore pazzesco. Domenica ci sarà un mio evento di supercar e per tutta una serie di post di Instagram di cui ho bisogno sarebbe fantastico poter avere un RS3. So che ci tieni un sacco, ma se non la usi posso averla per un pomeriggio? Ecco, non chiedetemi il motivo, ma io ho accettato. Raga, giuro che non ci voglio credere. Luca mi ha mandato un messaggio dicendomi di registrare tutto, quindi io ho preso la macchina fotografica e registro tutto. E mi ha appena mandato un messaggio nel quale mi dice che la scusa dello shooting e della mia RS3 era tutta una scusa e che devo fare un gioco per ritrovare la macchina. Mi sto veramente cacando sotto, come vedete sono a 123 bpm, non è uno scherzo, io non ho organizzato nulla. Mi ha espressamente detto di portare casco, GoPro per la moto e GoPro per l'auto. Non so se vedrete mai questo video, raga. Stando a ciò che mi è stato detto, quindi qui sotto non ci dovrebbe essere l'RS3. Ecco appunto. Ok, non c'è l'RS3. S3, ma c'è qua un biglietto. Zio Pera, cosa mi tocca fare, raga? È di Ianno, ad aggiustare i mezzi non sei un campione. Ora dovrei fare un grande scivolone. Cos'è paragonabile alla caffeina? Prendi lo scooter elettrico e portalo a fare il pieno di benzina. Ok raga, allora vi chiedo scusa se sono un po' confuso, ma vi giuro su Dio che io non ho organizzato assolutamente nulla di sta roba. Come si può dimostrare, perché sennò non sarei andato in giro con lo scooter elettrico e il casco da moto. Ora comunque mi hanno detto che devo andare al distributore di benzina, non so perché, tra l'altro con lo scooter elettrico che non c'entra assolutamente niente. Raga, sono veramente agitatissimo. Le uniche due cose che mi auguro sono che non mi cadano le GoPro perché le ho attaccate a caso e che la mia macchina sia ancora viva. Tra l'altro indizio interessante è che mi hanno detto di andare proprio nel benzinaio in cui io di solito faccio la 180. Però non so perché con lo scooter. Ok raga, siamo arrivati, eh. Ok, siamo al benzinaio. No. Ma... ah no, aspetta, è roba mia quella. No. Raga, è pieno di bigliettini in giro ma non sono scritti da Luca. Ci avvisa la gentile clientela. Che cos'è che devo fare? No, riempi la bottiglia di benzina, possibilmente 180, per il rifornimento del tuo mezzo elettrico. Raga, ma cosa sta succedendo? Giuro. Ok, ok, va bene, lo facciamo. E dopo che l'ho fatto, scusa, riempi la bottiglia di benzina a 180 per il rifornimento del tuo mezzo elettrico. Ma tu vedi se io devo fare il bancomat per fare forse un litro di benzina. 180. Porca vacca, quanto va? Ma quanto spinge sta roba? Questi raga sono amici di Luca, eh. Centrate in sta roba? Sì. Cosa devo fare? Maledetti, mi avete fatto fare benzina col bancomat per un euro, non so ne... Se serve a me, perché sai quello che costa adesso la benzina. Ma state scherzando? Ma è davvero? Che basta. Andiamo oltre. Raga, io lo so che oggi mi tirano matto. Ottimo, la figura da Edoardo Giaccone è già stata quasi completata. Manca un ultimo gradino per averla definitivamente sbloccata. Torna al tuo garage, sul sedile passeggero troverai ciò che ti serve ed è la tua taglia azzeccata. Ok, allora vi spiego un attimo cosa sta succedendo. Loro due con il GTI sono due amici di Luca. Li conosco, francamente non è che abbiamo così tanta confidenza, perché è certo che li abbiamo appena fatto un litro e mezzo di 180 anni. Ok, ritorniamo a casa Ianno allora. Sto iniziando a casarmi. Siamo di nuovo in garage. Non ho idea di che sedile posteriore stiano parlando. L'unico sedile posteriore che mi viene in mente è il loro. Però vedo una Lamborghini nel mio garage. Allora, chiavi, quindi immagino di doverla aprire. Allora, vedo qua dentro dell'abbigliamento che tra l'altro è anche mio, quindi non so come abbiano fatto a prenderlo. Eccoti qui, sei stato bravo. Ora indossare tutto dovrai e per un successo garantito recati al centro commerciale e compra un paio di infradito. Quindi io mi devo mettere tutta addosso sta roba, ovvero guanti, giacca, cappello. Come faccio ad andare col cappello? Ah, devo andare con la macchina? No. Sì, eh. No. Non guido il cambio manuale, la tipo 50. Allora, mi hanno ridotto così, raga, ci sono fuori 28 gradi. Sto grondando. Sto usando un'auto a cambio manuale che non usavo dal 54. Ha pure gli scarichi diretti, quindi se ci ferma la polizia io non saprei neanche lontanamente giustificare quello che sta succedendo. Porca vacca. Farebbe molto ridere. Ma fammi vedere come mi vedete voi. Potrei essere pronto per una rapina. Oh, raga, qua lo scarico tutto scoperto. Vaffa. Non riesco a parlare, bro. Dai, qua dentro io sto. 31 gradi ci sono, non 28. Oh. Chiamo lo scarico.
Madonna mia, che tamarro. Ok signori, siamo arrivati. Devo fare manovra. Prima freno a mano. Stacco. Ok, allora questo è il mio outfit per fare questa roba. Non so che cosa io debba fare. Per ovvie ragioni ho tolto la mascherina, perché non posso entrare in zone appartate con la faccia tutta coperta, perché sennò veramente chiamano la polizia. Dalla regia mi dicono, io sinceramente non l'avevo letta questa cosa, probabilmente per l'emozione, e devo entrare nel centro commerciale e comprare delle infradito. Quindi mi metto sui microfonini, così almeno voi mi riuscite a sentire. Andiamo a comprare queste benedette infradito. Dio che bello. Il bel freschino. Il bel freschino, che bello. Allora dobbiamo andare a comprare delle infradito. Il modo in cui guarda la gente, raga. Il bello è che le persone mi guardano, ma cercano di non far notare che mi guardano, no? Penseranno che abbia qualche problema o qualche virus strano e... Bershka, ciao, ti posso chiedere un'informazione? Non farmi domande. Sto morendo di caldo. Hai dell'infradito qua? Olle. Qualsiasi cosa. Ciabatte. Sì, sì, ciabatte. Mi, okay. Sa, me le sai indicare? Non farmi le domande. Non, no, fa, non, non, non farmi domande. Se, in questo se, nuovo vlog. Mi sta portando nel luogo del negozio più affollato. Ecco qua le ciabattine di cui. No, no, dai, raga, no, per favore. Se no, c'erano anche quelle dei Pokémon. No, non me ne quelle dei Dragon. Ti ringrazio comunque tantissimo. Vado in cassa. Non ho veramente parole. Ciao. Ciao, grazie, buona giornata. Grazie. Datemi un bigliettino, fatemi cambiare per favore. Leggilo e vediamo. Questo foglietto dice: le infradito indossare dovrai, ed una bella passeggiata fino a Foot Locker farai. Grazie mille. Senza calzini, no, non è specificato. Raga, io che cosa vi devo dire? Il trucco poi è far credere di essere sicuri di sé. Cioè sono gli altri che sono strani. Lo sapete perché tutti mi guardano strano? È solo invidia. No. Non faccia domande. Non fate domande. Ok, allora mi è stato detto di arrivare qua. Ciao ragazzi. Sì, non fate domande però. Sì, bro. Sì, sì, è veramente bello. Cosa mi tocca fare, ragazzi? Io ti consiglio di leggere questo. Ah! Ma di essere parte del progetto, allora. Non te lo aspettavi, ma siamo parte del gioco. Poi l'ultima passeggiata raggiungi la... ed acquista in sella. No, vabbè, ma se non c'è il mio libro, raga. Questo video si è molto velocemente trasformato nella cosa più disagiante che io abbia mai fatto nella mia vita. Ma soprattutto penso che sia letteralmente impossibile che nella libreria di questo centro commerciale ci sia il mio libro. Ah, raga, è pieno di ragazzi dentro, no. Avrei bisogno del libro in sella di Edoardo Iannone. Allora, ma questo è utile. Lui è. Sì, sì, potrei essere io. Faccio un po' modesto. No, ma poi è anche acquistabile con 18 app. Grazie mille, gentilissimi. Ciao, buon lavoro. Ciao, ciao. Libro chiaramente si dedica. Francesco. Io. Ora con il tuo outfit creativo torna nel parcheggio, dove ci sarà un nuovo mezzo che ti condurrà al tuo ultimo obiettivo. Ok, finalmente vi posso parlare con un po' meno di disagio rispetto a prima. Ho il potere di circondarmi di persone che sì, mi aiutano, perché questo qua è un contenuto e sta uscendo anche una cosa dannatamente figa, però che mi mettono sempre estremamente a disagio. Forse dovrei cambiare pusher e farlo cambiare a loro. Mi hanno detto di seguirli. Vediamo che cosa hanno. No, no, bro, mi fai fare la fine dei Maranza. Io, raga, mi auguro che questo sia l'ultimo biglietto, almeno, perché non ce la faccio più. E poi la mia benedetta è RS3. Dove stra... avete messa? Mi ero dimenticato l'obiettivo comunque in tutto questo. Siamo alla fine, ce l'hai quasi fatta. Se la tua RS3 rivorrai, l'ultimo sprint fare dovrai. Recati nel posto dove le luci sono sempre spente, tranne una sola, quella che fa viaggiare la mente. Allora, sembrerà organizzato, ma secondo me io l'ho capita. Qua luci è scritto con una L maiuscola e UCI minuscolo. E noi siamo piuttosto vicini ad un UCI cinema. Sono sempre spente, tranne una sola, che è la luce del proiettore. Proviamo, proviamo. Signori, ho solamente voi in questo momento. Io, francamente, so che qua c'è un UCI, però non è che mi ricordi bene la strada. Andiamo a cannone, signori, con il monopattino. Grazie. Ma dove stiamo andando? Io non lo conosco questo posto. Ah, ma è qua vicino. Eccolo lì, raga. Easy. Ciao ragazzi, una domanda: avete visto un'auto nera opaca? Sì. Sì? Da dietro. C'è. Grandi ragazzi, ciao. E ci abbiamo skippato un bel po' di strada. C'è. No, se m'hanno trollato, raga, è pesante la situa. Non sapevo neanche se... Signori, fatelo per me, almeno mettete un like a questo video che è gratis ed iscrivetevi al canale. Mamma mia, raga, finalmente! La mia bambina! Guardatela qua in tutto il suo splendore! Guardate qua questo grandissimo infame! Amore mio, vieni qua! Ma cosa ne pensi delle mie nuove ciabatte di Dragon Ball? Ti dovevi comprare delle infradito. No, la Shura mi ha detto che non c'erano. E dovevi entrare al supermercato, perché sei infradito. Episodio 2. Mambo, no.